Sei sceso dalla bici? Andiamo in cantina. Sì, sei pronto? Devo in corsa. Vuoi lasciare un messaggino? No. Niente? Sei carico? Vediamo il cappellino, amore. No. Ci sono anche gli scivoli. Gli scivoli? Sì, mi sembra di sì. Adesso andiamo. No. Ti torna? Mi sa che è dall'altro lato? Sai che qua devo fare le bici. Devo andare a destra di qua. Ok. Mamma. Adesso. Difficile adesso, eh? Guarda qui, per chi è di Milano e dintorni puoi spiegare cos'è? No, nessuno lo conosce. Come nessuno lo conosce, giovani. Ragazzi? Ditemi che conoscete questa struttura. Si tratta del Caffè Soler, diventato poi Beach Soler, che ha fatto veramente uno scalpore a livello di serate. No, non si vede proprio niente. Mamma, fa proprio impressione. Niente, vuoto, deserto, trasandato. Qui non mi ricordo se era dove si pagava o dove già davano da bere, ma penso sì. No, qui è ancora l'ingresso. Ecco qua, questo era l'ingresso principale. Assurdo. Mamma mia. Io ho festeggiato anche i miei 20 anni qui dentro. Assurdo, qui si scendeva. Mamma mia. Quanti anni saranno passati? Dovrebbe essere qua vicino. Qua? Non so esattamente in che punto. Hai visto che ho capito? No, non è una foto. È che praticamente sono un po' imbarazzata perché non vloggo da un po' e non so cosa dire. Non so cosa dire. Non vorrei cadere nel banale dei soliti discorsi che si affrontano quotidianamente su YouTube. Però tutto ciò per dirvi che stiamo andando a cercare praticamente la location dove noleggiano le bici. Però secondo me abbiamo preso una strada sbagliata, perché dovevamo rimanere molto probabilmente sul... Siamo in mezzo al boschetto. Sul lago, siamo nel boschettino. Lo troveremo, lo troveremo.
Bagni. Bagni? Ah, vabbè. Avete visto anche voi i bagni dell'idroscalo di Milano? Bagni. È l'una e cinque. Del... che giorno è oggi? 19, 20, 21, comunque una cosa di questo tipo. E ci stiamo avventurando sotto questo suole a cercare le biciclette. Ce la faremo. A tra poco. È tipo una ripresa. Non vogliamo fare i maleducati, perché abbiamo fatto già alcuni video. Sì, adesso torniamo indietro. Dove sei? Fatti vedere. Però non ci siamo mai presentati. Quindi, vabbè, so che non me ne frega niente. Siamo delle gocce d'acqua nell'oceano. Però vabbè, ci presentiamo, dai. Io mi chiamo Cristiana e lui si chiama... Simeone, si chiama Simone. È il nostro bimbo, vabbè, sicuramente per chi ha visto qualche video qualche anno fa, sicuramente, perché poi quest'anno più che vlog abbiamo preparato delle torte in casa. Conoscete sicuramente il nostro bimbo che si chiama Luca e abbiamo 89 iscritti. Ieri ne avevamo 90, ma qualcuno si è eliminato. E niente, dai, vi portiamo con noi. Cosa? Fa parte del gioco. Sì, fa parte del gioco. Diciamo qualcuno che va, qualcuno viene. Qualcuno va e qualcuno viene, vabbè, ci sta. Poi comunque, non essendo totalmente presenti, accettiamo questa cosa. Va bene, dai, a tra poco. Bye bye. Prendilo, vieni qua. Come si chiama lei? Auli, Aulè. Vieni, c'è il papà. Sì, adesso andiamo dentro la casetta. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della casetta. Ok? Vieni, papà, vieni con noi. Io non voglio. Guarda cosa c'è scritto qui. Vieni, vieni, guarda. Auli, Aulè. Il giardino dei giochi dimenticati. I bambini dovrebbero essere liberi di esercitare la propria creatività a contatto con la natura. E per esprimere la propria fantasia avrebbero bisogno di aria e di sole. Per questo motivo non ci sono giostre, strutture, ma solo zone suggestive. Il giardino dei giochi dimenticati, diventando realtà... Come possiamo entrare? Ci sono le ragnatele! Ma la noia è la pigrizia mentale. Ma ci sono le ragnatele! È tutto abbandonato questa casa. Guarda che ragnone! Guarda! Ragnatele, amore. Non è un'altra? Ci sono tutte le ragnatele, guarda. Guarda che ragnatela. Non so se si vede. C'era un ragno grandissimo. Guarda qua com'è. Mannaggia, che peccato. Sarebbe anche bella come idea. Ma non è un'altra. Guarda chi ti raggiunge. Guarda chi ti raggiunge. Guarda. Ha preso la tua bici, papà. Sei stanco? Sei già stanco? Papà! Non andare al mare finto! Al mare finto! Rispo! No! Rispo! Sì! No! Io passo sotto il pino! Ecco. Luca, guardami. Come si torna le bici? Bambini all'improvviso. Ma stai riprendendo? Uh-huh. Ecco, abbiamo trovato le bici. Visto che mezz'ora che camminiamo non abbiamo trovato la location che non è già le bici. Ho deciso di prendere questa. Vado bene. Vai benissimo. Leggerà che vuoi. Questa è la crema. Sì, è il cono, è quello lì. È questo che vuoi mangiare? È il cono che mangi anche a casa, amore. Ah, il cono si fa così, il cono. Sì. Sai che il cono si fa così? Quello è il caffè, non ti piace? Io voglio un ghiacciolo al limone. Al limone? Mhm. Ma dove è il ghiacciolo al limone? Questo qua bianco. Io non so, perché non prendo niente. Mangio la frutta. Are you ready? Yes.
Hai fame? Te vedo. Il riposo del guerriero. C'è cioccolato, te vedo. Com'è? Buono. Sempre buono? Sto. E dietro, se vuoi, puoi anche mangiarlo. Io preferisco ciucciarlo. No, puoi anche mangiarlo il ghiacciolo, sai? Mangialo allora. Sto mangiando. Tu l'hai messaggiato il ghiacciolo? No, mai. Mai? Perché è troppo freddo? Io ho mangiato solo uno. Ti ghiacci i denti? L'ho mangiato solo uno quando ero piccolo. Sì, a che gusto era? Al cioccolato. Il ghiacciolo al cioccolato? Interessante. Va bene, vuoi fare un salutino, Luca? Sì, buon gelato a tutti. Buon gelato a tutti. Ciao. Adesso posso chiamare una adesso voi mettete la foto di quello, andate lì dentro e si vede questa foto qui dentro, io e papà facciamo questa cosa. Era un anatroccolo bianco, un anatroccolo nero. E quello nero voleva essere come quello bianco. E allora quello bianco gli ha detto: vabbè, se vuoi essere come me, ti do un po' di piume. E gli ha dato un po' di piume. Solo che poi praticamente, quando l'anatroccolo nero si è messo le piume bianche, alla fine era della Juve. Ma era della Juve, un anatroccolo della Juve! Che schifo! Non si può! Di un bambino di 4 anni e la cotanza di tuo papà. Guardiamo gli anatroccoli, siamo in coccola. Cosa stiamo guardando, Luca? Gli anatroccolini piccolini come te? Ma questi guarda papà, sai, guarda. Abbiamo, sai cosa abbiamo visto? Guarda che c'è la formica. E dove la metti a me? La dai a me la tua formica? Non è la mia. Lo sai che quando facevi la corsa abbiamo visto la mamma notte con... Quando tu correvi, noi abbiamo visto la notte con la mamma che aveva te annato con i piccoli. Davvero? Ma te li hai dati i taragli da mangiare? No. Facciamo un salutino dall'idroscalo di Milano? Sì. Diciamo ciao a tutti. Ciao a tutti, e adesso buon pomeriggio. Vuoi vedere cosa ti è andato, i signori? All'uscita dell'idroscalo, vediamo cosa ci hanno regalato. Ah, apri gli occhi. È una sorpresa. Apri, vediamo cosa c'è dentro. Tieni, dai, pesante.
No, no. Il libro dei cucciolotti con un botto di figurine. No. Ah, ecco cos'era tutta sta roba pesante. Bellissimo. Che bello, le tue prime figurine. Ma allora, piano. Miglia, quante te le hanno regalate? Cioè, ah, perché erano quelle non magari non si dicono le parolacce. 18. Poi le attacchiamo tutte a casa? Ah, c'è adesso allora uno. C'è anche il CD con le canzoni, che il CD non so più dove si mettono, però. In macchina, nella mia macchina. Ah. Ma che meraviglia, fai vedere, amore. Sei contento? Pensavo un'altra cosa. Ma adesso vedi a casa, ti faccio vedere, queste si attaccano, poi vedi. Si attaccano tutte, guarda anche qui. E devi trovarle tutte. Le figurine che salvano gli animali, bellissimo. Non sei contento? Vediamo. Ok. Facciamo dopo il tatuaggio, sul braccio? Lo facciamo lì? Wow. Che meraviglia. Mamma che caldo, tenta lavi i piedi, 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 vai, vai, vai. Album. Cioè, non si crede. Guarda, ma ti è andata anche bene. Sai quanto costa? Costano 1100 euro. 1100 euro. Sì, invece te l'hanno regalato.